C'è voglia di riprendere la tradizione del carnevale nel comune Vissano, borgo terremotato in provincia di Macerata. Sono queste le parole del vice sindaco e assessore al turismo di Visso, Patrizia Serfaustini. L'evento, partito nel 2014 e con un crescendo di pubblico, è terminato 2 anni dopo, nel 2016, a causa del sisma che ha messo in ginocchio l'intero comune. Vogliamo rivitalizzare Visso, spiega il vice sindaco, e fare in modo che la gente, e soprattutto i bambini, possano vivere anche momenti di spensieratezza dopo i fatti accaduti. Ed è qui che l'amministrazione comunale di Visso ha programmato per sabato 22 febbraio l'evento carnevalesco ed ha deciso di contattare alcuni dei più importanti carnevali italiani. Tra questi c'è anche Fano, che vanta quello più antico d'Italia, e ieri negli uffici dell'ente carnevalesca si è svolto un incontro tra la presidente Gianmarioli e il vice sindaco di Visso Serfaustini. Ci hanno richiesto aiuto per ricostruire il loro carnevale, questo ci fa tanto piacere, non tanto per il carnevale in sé, ma perché significa che hanno la volontà di ricominciare, e ricominciare su eventi gioiosi è molto importante psicologicamente per una popolazione così provata. Quindi ieri ho incontrato il vice sindaco di Visso, sono venuti a vedere i nostri magazzini, ovviamente ci siamo resi disponibili a donargli delle opere d'arte che verranno riproposte a Visso su dei piccoli carri. E inoltre gli abbiamo proposto di venire al Palazzo del Carnevale con un loro evento, con dei loro prodotti, per dare una mano al loro territorio, insomma un pochino a ripartire. Loro sono stati molto contenti, e queste collaborazioni ovviamente il Carnevale le sostiene sempre, il Carnevale di Fano, perché teniamo molto alla solidarietà, teniamo molto all'amicizia e teniamo a che tutti, mi piacerebbe che tutti i carnevali marchigiani con capofila Fano, insomma, in qualche modo si parlassero. Questo è un progetto che ho da un po' in testa, vediamo se con Visso iniziamo anche questo altro progetto. Tra i vari carri che sfileranno ce ne sarà uno in particolare dedicato alla satira. Sono stati interessati dalle teste dei politici, loro ovviamente faranno un carnevale un po' prendendo per i fondelli tutti i politici che si sono riversati sulle zone terremotate. Si faremo, in realtà purtroppo queste zone terremotate sono ancora indietro nella ricostruzione, negli aiuti, quindi la satira sarà su questo, e quindi insomma, mi sembra abbastanza normale che sia così.